Benvenuti in questo nuovo video. Video haul DM, l'ennesimo video haul DM. Riesco a girarvi anche questo video, ve ne ho appena girato un altro misto, in realtà iper, prevalentemente iper. E vi ho detto basta perché è arrivato Nicola, invece Nicola è impegnato in giardino, per cui anche se sono le 7:30 di sera sta tagliando col trattore, vabbè. Per cui ho detto io vado avanti e quindi vi giro anche quest'altro video di acquisti, credo tutti DM. No, non è vero, c'è dentro anche due o tre cosine prese all'MD e inizierei subito con quelle. Allora, ho ripreso lo scrub viso e corpo, questo qui di Botanica, questa linea biologica di Botanica che potete appunto reperire all'MD. Scusate, ma ho appena spruzzato il coso delle zanzare e mi sento intossicata. È un esfoliante delicato con bioestratto di salice e zenzero, nuova formulazione, esfolianti di origine naturale. Quindi vabbè, questo qua costa pochino e quindi l'ho voluto prendere. Sono 175 ml. Mi piace l'idea che si possa utilizzare sia sul viso che sul corpo e lo trovo perfetto da tenere in doccia, così come prodotto passepartout multiuso, definitelo come volete, insomma, da appunto tenere lì a disposizione per sfogliare sia viso che corpo. Poi, madonna, non respiro. Ho preso questo scrub, sempre di Botanica, sempre scrub, vabbè, in versione però così barattolo. È il Talasso Scrub Corpo con argan bio, effetto antiacqua, levigante con olio di argan biologico. Palettina inclusa, vabbè. 6 mesi di PAO, 600 grammi, pagato sui 3 euro se non sbaglio, qua non ho più lo scontrino. Però mi incuriosiva, ero a secco di Scrub Corpo in quel periodo, in realtà ultimamente ne ho comprati altri, ma vabbè. E quindi ho voluto prendere sia appunto questo qui che questo qui. Non hanno certificazione, nel senso che c'è scritto attivi di origine biologica, però non hanno una certificazione vera e propria. Non lo so neanche a guardare l'INCI perché in questo caso mi interessa relativamente. Qua non è indicato. Qua non è proprio indicato nulla di... Ah sì, ingredienti di origine 99,5% naturale, però sappiamo che è un po' fittizia questa cosa detta così, se non c'è nessuna certificazione. Però insomma costavano poco e quindi li ho voluti testare, vediamo un po' come sono e poi ve ne parlerò. E che avevo già preso e che mi piace molto è questo qui. Questo è un bagnoschiuma con estratto di aloe vera biologica. C'è anche la versione arancio che se non sbaglio è all'argan, ma non vorrei dirvi una stupidaggine. Formula, vabbè, testata, 0% SLES, parabeni, coloranti, siliconi. E quindi anche in questo caso non abbiamo una certificazione vera e propria perché fatemi controllare, ma non la vedo. Però non è insomma male come prodotto, per quello che costa per 500 ml, quindi mezzo litro, ne vale la pena perché costerà intorno ai 2 euro, una roba del genere, non ricordo con precisione, e mi piace molto. Io avevo il come si chiama, il sapone liquido, quello intimo, che tra l'altro utilizzavo anche per pulire pennelli ed era una bomba, ve lo consiglio, super delicato, ottimo. L'ultima volta avevo preso degli altri prodotti che non ho ancora messo in uso, a parte il sapone appunto sempre di questa linea verde all'aloe che ho messo in uso da qualche giorno, e di quello insomma sono sicura perché lo conosco, è tanti anni che mia mamma lo comprava, quindi quello lo conosco bene. Ho voluto appunto provare a prendere anche bagnoschiuma e l'altra volta non mi ricordo cos'altro avevo preso, però ho preso qualcos'altro sempre di questa linea. Forse il bagnoschiuma, però quello arancio all'argan, se non sbaglio. Non mi ricordo, sinceramente, però ve li ho già mostrati in qualche video, quindi se li avete guardati tutti, vi ricorderete anche voi.
E nulla, c'è proprio il video apposito dell'MD, se non sbaglio, proprio sì, supermercato MD, quindi dovreste trovarlo anche facilmente se vi interessa. Sono ottimi prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo, quindi perché no? Poi, tornando invece al mio amato DM, io quanto amo questo DM, ho preso un po' di cose. Ero un po' in fissa con il bagnoschiuma in quel periodo. Calcolate che questo acquisto credo che sia stato fatto sì, prima delle ferie, sì. E in realtà vi ho mostrato, cioè ho girato prima quello fatto dopo e adesso questo. Perché era una di quelle cose, appunto, questo sacchetto è rimasto lì qui in camera prima di partire e non ero ancora riuscita a fare il video. Ho detto vabbè, lo girerò poi quando torno. Ed effettivamente così è andata, solo che quando sono tornata ho fatto subito altri acquisti ed erano i sacchetti più recenti che avevo in giro e quindi erano freschi, erano lì e li ho girati subito mentre questi qua sono rimasti lì. Vabbè, fa niente. Comunque all'epoca, sarà passato un mese, non lo so, forse anche di più, avevo voglia di bagnoschiumi e quindi ho preso diversi bagnoschiumi perché costavano pochissimo. Ho preso questo, tra l'altro tutti prettamente estivi, quindi ormai devo rimandarli all'estate prossima e mi sto rendendo conto che praticamente non ho un cacchio di bagnoschiumi per l'inverno. Vabbè, sì, questo qua l'aloe va bene anche per l'inverno, però questi qua con le profumazioni così frutta o floreali, cioè tipicamente estive, non mi piace utilizzare d'inverno. D'inverno voglio cose per l'inverno e l'estate quelle per l'estate. Peccato che mi invoglio a comprare queste cose solo d'estate, quindi sono piena di bagnoschiumi estivi. Vabbè, fa niente. Questo è al melone e carambola e anguria, che poi è un melone. No, sì, no, è anguria. E l'altro è carambola, non lo so, questa cosa qui, comunque questo frutto qua giallo. Questo qui pagato pochissimo, 99 centesimi, quindi preso e portato a casa. Poi ho preso questo che mi ispirava tantissimo. Che è praticamente un 2 in 1 di questa linea qui all'anguria, vedi qua c'è scritto melone ma è anguria, che ho già provato di questa linea la maschera e qualcos'altro che adesso mi sfugge. È una limited edition, quindi ho detto sì, dai, lo prendo, non posso lasciarlo lì. Quando c'è scritto limited edition, sapete che mi faccio coinvolgere e porto a casa. E mi piace tantissimo perché ha da una parte lo shampoo e dall'altra parte il balsamo, quindi molto comodo anche da magari portare in giro perché avete i due prodotti in uno. Tra l'altro, vediamo se si divide. Sì, in realtà mi sa che si divide anche, però tralasciamo che non voglio fare danni. E sono 150 ml per due. Sì, non è tantissimo, però vabbè, mi piaceva. Mi piace, è carino, lo trovo proprio carino, fatto così, originale, come facevo a lasciarlo lì? Poi ho preso altri due bagnoschiuma, ve l'ho detto che qua veramente, vabbè, ci si può lavare per una vita e mezza. Questi due, che erano anche questi un'edizione limitata prettamente estiva. Questo qui che è il Relax in Bali, e come potevo non prendere Relax in Bali dopo essere stata in Indonesia in vacanza? E Green Vietnam. E io avevo già preso invece il deodorante al cocco che era dedicato alla Thailandia, quindi era una linea estiva con queste mete paradisiache Bali, Vietnam e Thailandia. Della Thailandia appunto avevo già preso il deodorante che ho in uso in questo momento, è quasi agli sgoccioli, buonissimo, sa di cocco. Sapete che quei deodoranti di Balea non durano un granché per l'effetto deodorante, ma mi piace la profumazione, quindi l'avevo preso e lo sto utilizzando. Di questi appunto ho voluto optare per il bagnoschiuma. E allora, quello di Bali è al Java Apple, che non so cosa sia, e guave, e l'altro è pompelmo e limette, che sarà lime. Sì, quindi questi due. Anche questi, 1 euro e qualcosa, 1,99 centesimi mi sfugge, non ricordo precisamente. Poi ho voluto prendere la maschera, questa qui, che ce l'ho già utilizzata, quindi ne ho preso un'altra di scorta perché quando sono limited edition sapete che ho un po' di
remore, diciamo, magari a utilizzare il prodotto. Se invece ho la scorta, tra virgolette, quindi ne ho un altro, mi faccio meno problemi e quindi questo l'ho riacquistata perché mi piaceva molto la profumazione. Niente di che, perché l'ho già usata, una normalissima maschera idratante, non mi ha fatto fare scintille, ecco, però ci sta questa qua, pagata 1 euro qualcosa. Poi, in offerta, le ho prese solo perché erano in offerta, ho preso queste strisce depilatorie di Geomar, viso e bikini per pelli sensibili, che sono sempre utili. Io utilizzo principalmente come si chiama, il Silky Peel sulle gambe, però effettivamente zona bikini non riesco a usare il Silky Peel, quindi queste le ho prese in previsione dell'estate, del mare, poi alla fine non le ho neanche utilizzate. Perché cos'è che ho utilizzato? Il rasoio e via, ciao. Non ho avuto voglia di soffrire. Però insomma sono sempre utili, quindi erano in offerta, le ho prese. Sono comunque un prodotto che generalmente utilizzo. Non queste qua di Geomar, in generale, queste qua non le avevo mai provate. E flop dei flop, perché l'ho già utilizzato, è ancora qua dentro perché volevo mostrarvelo, ma prima di partire per la vacanza avevo provato a utilizzarlo e vi dico, a me ha fatto schifo, non ha proprio funzionato. Quindi vi boccio assolutamente già questo prodotto, però proverò comunque a utilizzarlo un'altra volta e vedremo come, se magari riesco a capire come usarlo e quindi a rivalutarlo, però per il momento bocciatissimo. È praticamente una penna che contiene al suo interno la cera e le striscette depilatorie e quindi è praticamente pronta all'uso, si va a mettere nelle zone più piccoli, quindi appunto baffette o bikini o insomma dove avete altra peluria che dovete strappare e non si scalda né nulla, quindi è già pronta, dovrebbe uscire e poi appunto con la vostra striscettina l'andate a strappare. Il problema qual è stato nel mio caso? Che non si strappava niente, cioè nel senso è rimasta lì, non aderiva alla striscia depilatoria e quindi cioè, quando strappavate toglievate solo la carta, ma tutta la cera rimaneva attaccata e non strappava niente, ma niente. Quindi vi sporcavate tutte e i peli stavano ancora lì. Quindi per il momento per me prodotto bocciatissimo. Ho pagato poco perché l'ho pagato 2 euro qualcosa, 2,70 euro se non sbaglio. Quasi 3 però. I 3 euro peggio spesi, veramente orrendo. Però ecco, ripeto, lo riproverò perché comunque l'ho usato solo una volta. Poi ero di fretta, dovevo fare altrimenti e quindi insomma ho ripiegato su altro e questo non l'ho più utilizzato, ma non mi viene neanche voglia di utilizzarlo, però voglio finirlo, voglio testarlo bene, quindi lo riutilizzerò, però no. Poi, ho preso, ho ripreso anzi, l'olio essenziale, questo qua, il lemongrass alla citronella. Che infatti, come vedete, non è dentro, cioè ho tenuto la confezione qua dentro per ricordarmi di parlarvene, ma in realtà mi serviva subito, quindi l'ho messo in uso subito. Io questo lo utilizzo sia nel diffusore con la candela per diffondere insomma nell'ambiente un profumo sgradevole alle zanzare, visto che qua siamo infestati. E prevalentemente lo utilizzo così effettivamente, sia in quei dispenser sempre per profumi che hanno dentro i bastoncini. Io ne avevo uno così carino, il profumo all'interno poi è finito, l'ho sostituito con un altro e utilizzo sempre gli stessi bastoncini che ogni tanto appunto vado a togliere e girare. Ho provato a fare un esperimento e a mettere praticamente insieme dell'acqua un po' di gocce di questo, sempre per lo stesso motivo, per mantenere comunque una fragranza alla citronella un po' sgradevole alle zanzare. In modo che mi protegga un pochettino la casa e effettivamente anche lì non mi dispiace come utilizzo, non fa chissà che, però comunque profuma anche, a me l'odore non dispiace e quindi comunque l'ho ripreso perché costano veramente pochissimo questi oli essenziali per 10 ml, per cui preso, stop è caduto, poi non contenta dei gel doccia, ne ho preso un altro, ma veramente, ma cosa avevo quel giorno? Mi sentivo sporca, non lo so. Questo praticamente è della linea Body Fit, di cui io ho preso la crema, che mi piace tantissimo. Io odio mettermi le creme corpo, ve l'ho sicuramente già detto.
ho fatto lo sforzo, o meglio, faccio lo sforzo di solito in primavera per prepararmi all'estate. Avevo preso questa crema anticellulite che ovviamente non ha fatto i miracoli, però mi piaceva, era bella fresca, si stendeva bene, asciugava subito, aveva una buona profumazione alla menta, molto fresca, ottima. Ho visto appunto che c'era anche il bagno doccia, quindi ho voluto provare a prenderlo. Costava pochissimo, anche questo 1 euro e qualcosa per 200 ml. Ed è un gel doccia rinfrescante al profumo di verbena e menta d'acqua. Formula nutriente a base di alga, wakame e caffeina per una pelle liscia, ideale dopo lo sport. Io non faccio sport, però vabbè. Mi piaceva l'idea di avere un pochettino quell'effetto tonificante che mi dava la crema anche su tutto il corpo per lavarmi, e quindi l'ho voluto acquistare anche magari pensando a Nicola, che magari qualcosa in più di sport più di me lo fa, e quindi magari questo va bene per lui, che si lamenta sempre che ho tutte le profumazioni di bagnoschiumi dolciastre o cose così, giustamente. Questa invece è una profumazione neutra che quindi può andare bene anche per lui, quindi glielo metterò in doccia in modo che lo può utilizzare anche lui senza sentire profumi vari. Poi vabbè, no, non ci posso credere, l'ho presa doppia, sono veramente rincoglionita perché mi sono resa conto ora di aver già preso questo prodotto. No, vabbè. Per fortuna che scade nel 2022, quindi vabbè, avevo ancora tempo. Ma l'ho ricomprato uguale, non mi ricordavo, ero sicurissima di aver preso quella all'anguria. E quindi l'ultima volta, appunto, quando sono andata al DM, ho preso questo prodotto di Balea, che è praticamente un'acqua rinfrescante viso-corpo al profumo di tè verde e gelsomino. Mi ricordavo benissimo di quella all'anguria. E quindi appunto l'ultima volta ho preso questa qua. Adesso tiro fuori dal sacchetto e vedo che c'è pure questa. Vabbè, pazienza, facciamo così, inauguriamola subito e usiamola e vediamo com'è e se ne valsa la pena. Ti immagini se non mi piace neanche che ne ho comprate due? No, vabbè, questo comunque si utilizza, dai. Com'è? Sì, dai, l'erogazione non è male. Tra l'altro io me la sono spruzzata tranquillamente sopra il trucco, ma in realtà non c'è scritto se può essere utilizzato sopra il trucco, però vabbè, fa niente. Credo proprio di sì. E io vabbè, questo lo utilizzo anche magari per bagnare i pennelli, per appunto rinfrescarmi. È profumata, quindi vabbè, anche sul corpo va bene. Tipo, il maggiore uso che ne ho fatto in realtà è al mare o in piscina, così. No, al mare, in piscina magari ti tuffi in acqua. Quando fa caldo, che stai prendendo il sole e che non ti puoi bagnare, ti spruzzi questo su tutto il corpo ed è una manna dal cielo. 1 euro e qualcosa, quindi comunque, oddio, non ho speso chissà che. Però sì, non mi ricordavo assolutamente di averlo già acquistato. Il profumo comunque è buono, effettivamente tè verde, fresco. Si può utilizzare anche appunto come acqua profumata, quindi non profumo o di toilette, ma appunto acqua profumata, anche se è proprio più uno spray rinfrescante. C'è scritto anche che volendo si può tenere in frigorifero in modo che ha ancora più questo effetto rinfrescante spruzzandolo. Vabbè, insomma, distrazione perché acquisto poco e quindi mi ero dimenticata. Vabbè, poi ultimi prodottini, quello che è caduto, che cos'è? Questa era un'offerta, quindi l'ho presa perché era un'offerta e non l'ho mai provata, non ho mai provato nessuna maschera dei provenzali, quindi ho detto ma sì, proviamo, è dei provenzali bio, questa qui all'aloe, 200 ml, era un'offerta, se non sbaglio, a 2-3 euro, capelli deboli e sfibrati, diceva vabbè, 15% aloe vera bio, vabbè. E con aggiunta di burro di Barabasu, mai sentito? E 100% vegan e qua un certificato cosmetici biologici che non so che certificazione sia, però c'è. E niente, dice che praticamente
Vabbè, parla dell'aloe che è idratante, lenitiva, riparatrice, nutriente, quindi chi più ne ha più ne metta e vedremo, insomma, presa. Sono strapiena di maschere per capelli, ma le utilizzo spesso perché le tengo proprio in doccia come se fossero dei balsami praticamente. L'unica cosa è che la sento un po' liquidina. Sì. Scadenza, qua dice 6 mesi di PAO, però non so come mai la sento liquida all'interno. Mi sa che questa sarà la prossima che devo aprire perché rischio se no di trovarla. Boh, non lo so, non mi ispira questa consistenza che sento. No. Tra l'altro, siccome sto finendo quella che ho in bagno di Garnier, proviamo a vedere. Secondo me è andata male. Sì, secondo me è andata male, ragazze. Guardate qua che consistenza. No, non va bene questa cosa. Mi girano alquanto le scatole, perché qua non c'è scritto una scadenza né nulla. E io, se ho lo scontrino, questa gliela riporto perché così non si può utilizzare assolutamente. È la prima volta che mi capita a DM di trovare un prodotto danneggiato in questo modo. Sono rimasta un po' male, sinceramente. Non è colpa loro, ma probabilmente era in offerta perché effettivamente era un lotto che o scadeva, anche se non c'è scritto la scadenza, loro sanno comunque magari la data di produzione, quindi sanno che è da consumare, però io comunque l'ho comprata quest'estate, quindi non mi puoi dare una roba che è già scaduta. Bah, sono rimasta molto male. Oppure il prodotto che veramente fa cagare. Io adesso, se ho lo scontrino, questo sicuramente provo a riportargliela e glielo dico. Gli dico: scusatemi, ma si può? L'unica cosa, ecco, che non so quanto tempo è passato, però gli faccio lo scontrino e gli dico: non l'ho ancora utilizzata, anche se è passato più di un mese, vado ad utilizzarla e questo è il risultato. Bah. Sono rimasta un po' male. E tra l'altro non trovo neanche lo scontrino. Ah no, c'è. Qua. Meno male, questo lo tengo e assolutamente bisogna. Dov'è? Vediamo quanto l'avevo pagata. €2,99. Sì, pochissimo, però comunque no, cioè fa schifo. Vabbè, non si può mettere sui capelli quella roba. Poi ho ripreso la mousse questa qui, quindi altro bagno doccia, bagno schiuma, schiuma in questo caso, visto che è una mousse. Questa qui al lime e menta. Io adoro le mousse di Balea, quindi vabbè, quando vado e so che magari ho finito le mie scorte, le riprendo. E 200 ml, prezzo comunque tra i più bassi di quelli delle mousse, anzi forse più basso. Cosa costa? Forse 2 euro, 1 euro, non mi ricordo, comunque poco. E mi piace sempre molto, quindi preso. Come sono giù di tono adesso? Sentite come sono. Dopo questo qui comprato doppio, dopo quella lì scaduta, sono rimasta un po' male. Poi anche questo qua orribile. Questo haul è stato un po' sfigatino. Vabbè. Poi ho voluto provare a prendere la maschera a piedi, questa qui sfogliante, di cui ho sentito parlare molto molto bene. Ero intenzionata a farla prima delle ferie, poi ho pensato che non sarebbe stato saggio perché voleva dire andare in giro durante le ferie con tutti i piedi che si stavano squamando, perché questo è un calzino che dovete tenere indosso circa un'oretta, dopodiché nei giorni successivi inizia a farvi perdere proprio la pelle morta, quindi vi desquamate i piedi praticamente. E credo che non sia un bel vedere, e quindi ho pensato che forse d'estate era meglio aspettare, quindi magari lo farò adesso in fine estate, inizio autunno, in modo che
cioè mi posso mettere le scarpe chiuse, i calzini, non si vede che ho dei piedi di merda eventualmente. Sono molto 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 curiosa di vedere se funziona, e se funziona lo prenderò anche per Nicola, perché lui ha dei piedi che sono osceni, sono tutti pieni di cali duri, rigidi, e lui non vuole fare niente perché sono la sua forza, perché lui va in giro a piedi nudi, va sugli scogli, va di qua, va di là, e senza quei piedi così non riuscirebbe, e quindi non vuole andare dall'estetista a farsi fare una pedicure, perché dice che poi dopo gli tolgono tutti quegli strati di pelle morte che ha e non va bene. Però vediamo se magari questi me li mette, me li prova. Comunque niente, vedremo, ne riparleremo poi quando l'avrò provato. Questo non ha un prezzo bassissimo, tra l'altro, perché costano sui 3 euro, però quelli su Amazon per esempio costano 12 se non sbaglio, quindi comunque linea di massima per il prodotto che è, per i prezzi che ci sono sul mercato per questo prodotto, ci può stare. E per finire, acqua micellare, un'altra, questa era in offerta se non sbaglio. E quindi l'ho voluta provare perché non avevo mai provato nessun prodotto Leocrema. Oddio, sì, forse qualcosina sì in passato, però insomma niente di rilevante. E ho voluto prendere quest'acqua micellare purificante per tutti i tipi di pelle, viso, occhi, labbra, con estratto di rosa ed estratto di camomilla. Strucca, purifica, idrata. Vabbè. E sono 400 ml, pagata anche questa pochino, 2 euro e qualcosa. Quindi contiene acqua di rose e che ha appunto proprietà idratanti, rinfrescanti, estratto di camomilla che è indicato appunto per le pelli delicate e ha proprietà lenitive ed emollienti, quindi ho detto ma sì dai proviamo, comunque un bel boccettone grande, cioè da 400 ml come questo qua di Garnier, e il prezzo siamo lì, forse questo anche meno, vediamo se lo troviamo. 2,99 euro. In questo caso, siccome questa era un'offerta, ho pagato ancora di più questa, però è stato un puro e semplice caso. Se no, comunque io a meno di 2 euro e qualcosa a comicellare con questo formato da 400 non le ho mai trovate. E nulla, questo è tutto. Sì, finito, finalmente posso mettere via e per il momento stop acquisti, perché veramente anche queste cose io adesso non so minimamente dove metterle, siamo nei guai, anche perché tra l'altro i prodotti Balé hanno pure una scadenza, però vabbè, 21, ma sì, ce la faccio, no, sì, 21, 20, questo qua quant'era? 22, userò tutto, non vi preoccupate, ho esagerato, però vabbè, fa niente. E niente, mi dispiace molto 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 per questa maschera, cercherò di andare a chiedere spiegazione a riguardo, perché secondo me così no, e però vabbè, per il momento tutto, io vi saluto, vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.